Ciao a tutti, sono Alex dal mondo del barbecue e vi ridò il benvenuto alle nostre guida ricette. Cosa andiamo a preparare oggi? Una ricetta meatless, senza carne, vegana, oddio, volendo anche sì, però se andiamo a definirla vegana entriamo nel mondo dei regimi alimentari, delle scelte personali e soprattutto di diktat specifici su quello che andiamo a mangiare. Noi in questo caso non discriminiamo nessuno, andiamo semplicemente a spiegare come fare una ricetta del cavolo. Eccolo qua, sì, una ricetta proprio del cavolfiore, cosa avevate capito? Ricetta del cavolfiore che diventerà una meravigliosa bistecca o calistec, bistecca di cavolfiore, insomma. Il principio di massima è che sarà una fetta spessa, croccante fuori, morbida dentro e accompagnata dai meravigliosi pomodorini infornati e un po' di melanzane perline. Per realizzare questa ricetta oggi andiamo ad utilizzare un barbecue a carbone, nello specifico un Kamado, il griller Ember Large, il modello leggermente più piccolo dell'Ember Pro che abbiamo visto con la ricetta precedente del pulled pork, ma comunque di una dimensione molto importante che tra l'altro è poi anche la misura normalmente più diffusa indipendentemente da quella che è la marca di Kamado. Come siamo andati ad accenderlo e a configurarlo? Come sempre, e lo ripeterò ogni volta e non mi stancherò mai di ripeterlo, portare in temperatura e stabilizzare il barbecue è la prima cosa che dovete tenere a mente. Siamo chiaramente partiti in anticipo. Cosa abbiamo fatto? Riempito il braciere, siamo andati ad accendere con un accenditore la parte interna del barbecue, abbiamo aspettato che la fiamma innescasse un po' di carbone, chiuso il coperchio, aperto sotto, aperto sopra, andata su di temperatura e poi siamo andati ad inserire il diffusore in configurazione mista. Da una parte la piastra che utilizzeremo per l'esterno del nostro cavolfiore, dall'altra parte il diffusore con la griglia per sfruttare la cottura in diretta, proprio per avere il massimo della versatilità di quello che è il nostro Kamado. Che temperatura stiamo ottenendo in camera? Indicativamente 150 gradi, però in questo caso la temperatura è veramente molto relativa, perché da una parte abbiamo la piastra in una posizione più bassa, ci serve che quella sia calda, dall'altra parte invece andremo a fare una cottura in diretta di chiusura, per cui l'importante è non essere ad una temperatura troppo alta che bruci, ma nemmeno troppo bassa perché non ci permetta di fare la crosta. Iniziamo dal cavolfiore, andiamo a ricavare delle fette molto spesse, almeno un centimetro e mezzo, due centimetri. Ricavate le nostre fettone di cavolfiore, quello che andiamo a fare molto delicatamente, creiamo una leggerissima scacchiera sulla parte esterna, questo perché ci permetterà di far penetrare meglio il calore e creerà una crosta più recettiva, se volete, a quella che sarà poi la cremina che andremo poi ad applicare per andare a portargli una parte di profumi e gusti estremamente concentrata e molto interessante. Ricordo, il cavolfiore si sposa molto bene con le cotture alla griglia proprio perché con la affumicatura si esprime al meglio, riusciamo ad avere una crosta molto golosa, ma in generale questa tendenza leggermente dolce ci permette di andare poi a spingere con i condimenti sia nella direzione del piccante che quella dell'acido. Ecco qua, allora le abbiamo preparate, le andiamo a portare in teglia, facciamo attenzione a non romperle. Olio d'oliva da un lato, olio d'oliva dall'altro, andiamo anche a massaggiarlo un pochino in modo tale da avere uno strato uniforme che ci aiuterà una miglior arrostitura. Melanzane perline italianissime, non so se le conoscete, sono abbastanza sottili, un po' più dolcine, la buccia non è particolarmente spessa, tra le mie preferite in assoluto, si prestano benissimo sia per essere fatte in cottura diretta, ma vengono buonissime anche in cottura indiretta o semplicemente in forno. Come andiamo a prepararle? Semplicissimo, le apriamo per il lungo. Anche in questo caso quello che facciamo è andare semplicemente ad oliarle da un lato, le portiamo nella stessa teglietta con il cavolfiore. Attenzione perché la melanzana tende ad assorbire l'olio, quindi non serve esagerare, non abbondate eccessivamente, basta che siano leggermente sporcate esternamente. Mentre il cavolfiore lo andremo a cucinare nella prima fase così al naturale, le melanzane prima di andare in griglia andremo a condirle con un po' di rub. Mancano i nostri pomodorini, teglietta piccola, li prendiamo così, li possiamo ottenere direttamente se volete anche con la parte del raspo. Prendiamo un po' di olio, andiamo a massaggiarli un pochino, in questo caso li teniamo tutti interi, un pochino di All Day Rub, ormai celeberrimo, il più famoso forse dei rub che ho preparato, anche qui un velo leggero, chiaramente c'è da fare un po' di attenzione perché essendo tondi sporchiamo anche il fondo, non serve condirli in maniera esagerata. Abbiamo tutto pronto, quello che faremo sarà cucinare tutto insieme sfruttando appunto il doppio livello del nostro Kamado griller. Eccolo qua,
bello caldo. Da una parte abbiamo la configurazione per cottura in diretta, dall'altro lato abbiamo la piastra già calda, pronta per andare a ospitare i nostri cavolfiori. Allora, i pomodori li prendiamo. Intanto la prima cosa che facciamo, li mettiamo già lateralmente per la cottura in diretta. Prendiamo un po' di olio d'oliva, un altro filino sul cavolfiore e un filino anche sulla nostra griglia. Sentite come sta già ben sfrigolando. Carta assorbente per averla tutta ben pronta. Oliata la piastra sotto con le bistecche. E una e due. Nel frattempo ne approfittiamo e, utilizzando il nostro grill rub, diamo anche una leggera condita alle melanzane poco prima di andare in griglia. Importante in questa fase tenere sempre sotto controllo la parte della crosta esterna, che tenderà a bruciare abbastanza in fretta. Noi quello che vogliamo è sicuramente una parte esterna ben arrostita ma non carbonizzata. Se serve, con l'aiuto di una spatoletta come questa dell'Eno, tendete a premere un pochino sulla superficie in modo da essere sicuri che il punto di contatto sia il maggiore possibile. Sentite come anche proprio orecchio, in questo caso l'arrostitura che sentiamo è molto musicale quasi. L'avevo già detto nei video passati, quando fate cottura diretta affidatevi tantissimo al vostro orecchio. Ecco qua, andiamo a girarla dall'altro lato, vedete siamo al limite di quella che può essere una bruciatura, ci fermiamo qua. Vogliamo gusto, ma vogliamo anche salubrità. In questa fase una cosa molto interessante che si può fare per ammorbidire il tutto è prendere un pochino d'acqua o, come in questo caso, un pochino di aceto, dare una leggera sfumata sulla piastra e chiudere un attimo. La produzione di un po' di vapore vi darà la possibilità di ammorbidire le fibre vegetali in modo tale da avere un cavolfiore che sarà più morbido in maniera più naturale. A questo punto quello che possiamo già iniziare a fare è portarci avanti anche con le melanzane. Attenzione che tendono a bruciare con facilità, quindi anche in questo caso cerchiamo di fare un po' di attenzione. Fatto anche il secondo lato, spostiamo temporaneamente i cavolfiori sulla teglietta, diamo un'occhiata anche alle melanzane che, come vedete, si sono fatte da un lato e dall'altro, e delicatamente queste intanto iniziamo già a spostarle sulla parte di cottura in diretta in modo che si ammorbidiscono senza carbonizzarsi. Chiudiamo il coperchio con melanzane e pomodorini all'interno e ci dedichiamo velocemente al condimento dei nostri cavolfiori. Salsetta per il cavolfiore, dicevamo, ecco qua, facile facile. Un po' di senape, indicativamente un paio di cucchiai, un filino d'olio d'oliva, poco poco, qualche goccia di salsa di soia, non serve tanta roba, un paio di cucchiaini di miele e, immancabile, senape in grani, in questo caso quella al curry di Venecu, così gli mettiamo anche una nota speziata che non ci sta proprio male. Mischiamo tutto finché riusciamo ad arrivare ad avere più o meno questa consistenza. Deve essere sufficientemente densa da aggrapparsi sul cavolfiore, ma nello stesso tempo abbastanza fluida da permettervi di spennellarla da un lato solo, pennellino, e andiamo a sporcare bene tutta la superficie. State pure abbondanti in modo tale che questa salsa vada a colare nei vuoti del cavolfiore in modo tale da andarvi a condire tutta quella che è la superficie. Questa tra l'altro è una ricetta a cui personalmente tengo molto, anche perché è stata la ricetta che ho presentato in fiera a Brescia. Uno dei punti forti ultimamente di quelle che la ricerca che sto facendo sui piatti senza la carne, proprio per offrire una proposta didattica anche molto più ampia per tutti i nostri utenti, non per niente quest'anno andremo a presentare proprio il corso Meatless, un corso avanzato totalmente dedicato alla cottura di tutto ciò che non è proteina animale. Chiudiamo e vediamo di finire la cottura. Questo potrebbe essere il momento più adatto per aggiungere una puntina di fumo. Se avete un kamado normale, la cosa da fare sarà quella di far scivolare un po' di chips all'interno della vasca. Se invece, come in questo caso, avete la possibilità di avere il chip feeder, tramite l'apposito scivolo andate ad inserirlo nella camera di combustione un po' di chips e andate a spingere all'interno. Cosa a cui fare attenzione: quando andate a sistemare il carbone, ricordatevi sempre, se volete affumicare, che a un certo punto dovrà passare la slitta, quindi evitate se possibile di mettere un pezzettone di carbone proprio davanti alla bocca. Come capire quando il cavolfiore è pronto? Semplice, con uno stecchino andate ad inserirlo all'interno come fareste con quasi qualsiasi altra cosa, e nel momento in cui entra ed esce senza trovare resistenza sapete che a quel punto si sarà sufficientemente ammorbidito per essere mangiato. A noi manca poco poco. Ne approfitto per ricordarvi per l'ennesima volta che tutto quello che stiamo utilizzando durante questi video lo potete trovare su www.ilmondodelbarbecue.it, il sito di barbecue e cucina da esterno numero uno in Italia, e quindi riuscite a trovare tutto quanto, ma tutto, i salse, i rub,
i combustibili, i barbecue, i taglieri, tutti vari condimenti vari eventuali, le pinze, le spatole, i pennelli, c'è tutto. Ma c'è anche qualcos'altro che riuscite a trovare, e cioè tantissima competenza e la disponibilità alla consulenza. Di conseguenza, se quello che vi serve è capire come portare bene in temperatura il barbecue, come riuscire a gestire meglio le vostre cotture, che tipo di accessorio potrebbe servirvi per superare eventuali difficoltà che trovate nelle grigliate, alzate il telefono, ci chiamate oppure ci scrivete direttamente su WhatsApp, via mail o in tutti quanti i social network. E se anche i consigli che trovate online non dovessero essere sufficienti, vi aspetto ai nostri corsi, dove potete vedere i barbecue che funzionano, toccare tutti quanti gli accessori con mano e nello stesso tempo anche gustare quello che andiamo a preparare. Andiamo a tirar fuori dal barbecue le nostre verdurette e a completare il nostro meraviglioso piatto. Chiudiamo il barbecue, un piccolo tips di chiusura. Per andare a spegnere poi il camado, quello che basta fare è andare a chiudere tutto. Io consiglio di lasciare sempre un millimetrino aperto sopra, in modo tale che se c'è tanta aria calda, invece che andare a creare pressione all'interno, tenda poi ad uscire fuori. Le parti in acciaio potete tranquillamente lavarle una volta che si è raffreddato tutto. Per quanto riguarda l'interno, andate a raccogliere, o meglio ancora ad aspirare con un aspiracenere, tutta quella che è la cenere che andate a depositarsi sul fondo. Se avete del carbone in combusto, lo potete andare a riutilizzare poi la prossima volta. E per quanto riguarda la parte interna, di tanto in tanto sparate il camado bello alto di temperatura, andrà a bruciarsi poi tutto quello che c'è all'esterno. Basta prendere un po' di panno carta, tirate giù la fuliggine e il barbecue è completo. Prepariamo il piatto. I nostri pomodorini. Prendiamo un paio di belle melanzanette, hanno un profumo che non potete capire. E per concludere, chiaramente, è il turno della nostra meravigliosa bistecca di cavolfiore. Eccolo qua, piatto vegetale, leggero, ma estremamente gustoso e sorprendente proprio nella parte dei sapori e dei profumi. So che a qualcuno potrebbe sembrare una cosa un po' tristolina, dov'è la carne? Vi garantisco che la carne per grigliare non sempre serve, anche perché in questo modo, ragazzi, andiamo a risolvere tre grosse situazioni. Primo, mangiamo in maniera più sana. Secondo, evitiamo di legare la carne e la proteina animale all'uso del barbecue. Potete grigliare anche tutte le sere senza per forza che il nutrizionista voglia spararvi. Terzo punto, forse il più importante, riuscite comunque a divertirvi e a grigliare qualcosa che può mangiare qualcuno che per qualche motivo non mangia carne e pesce. Qui dimostrate che sapete grigliare alla stragrande, perché a fare la carne guardando i video YouTube sono buoni tutti, a fare delle verdure fatte veramente bene, lì sì che ci vogliono due cose, tecnica e passione. Cosa ci resta da fare? A voi guardarmi mangiare, e a me chiaramente fare l'assaggio. Ma prima, se vi è piaciuto questo video, qui sotto c'è il bottoncino like, lo premete e ci fa un sacco di piacere. Poi vi andate ad iscrivere al canale, questa è una cosa che ci aiuta tantissimo con l'algoritmo di YouTube per riuscire a farvi vedere più video, e attivate anche la campanella, così quando escono tutte le ricette vi arriva la notifichetta e non rischiate di perderle, che poi venite in negozio, mi chiedete le cose, faccio, ma hai visto l'ultima ricetta? No, me la sono persa. E invece andiamo qua all'assaggio, vediamo. Se è abbastanza morbido, con questo dovrei essere in grado di tagliarlo. Missione, direi, compiuta. Eccolo qua. Morbidino all'interno, bello croccantino fuori. Quella che è un po' il concetto della bistecca. Secondo me la senape pesta meglio sul cavolfiore o col maiale. La parte esterna porta proprio la sensazione della brace. Mi ricorda molto poi in realtà anche quella di una bistecca. La parte dentro è super interessante perché avete una bella croccantezza, una bella masticazione, rimane succoso, vi porta tanta salivazione, quindi tanto sapore, tanto gusto. Vi garantisco che come schiena, come gusto, come intensità, come spinta, questo non ha niente da invidiare ad un bel pezzo di carne. Poi andiamo a concludere con cosa? Melanzanetta, un bel pomodorino, magari evitando di ustionarci. Anche i pomodorini dovete fare così, ragazzi, sono strepitosi, si portano dietro proprio tutto il gusto della brace. Sto pensando che ho fatto un piatto veramente buonissimo e che vi invito a rifare, che vi stupirà. Aspetto di vedere le vostre reazioni nei commenti. Da Alex, dal mondo del barbecue, dai ragazzi dello staff, da Filippo il nostro docente e da tutti quanti i ragazzi, un buon appetito, buone grigliate e alla prossima volta. Ciao ragazzi!